siamo in un contesto decisamente diverso rispetto a quello nel quale siamo abituati a vedere Iuliana Nucu e le ragazze della Foppa Pedretti, perché siamo tornati da Andrea Aquatour, e oggi abbiamo deciso di vedere insieme a Iuliana Nucu, di vedere un po' insomma come può essere la versione da sera di Iuliana, una ragazza bellissima, insomma non c'è bisogno che te lo dica io. È chiaro che poi insomma anche valorizzata magari da abiti che non metti tutti i giorni, che non si possono mettere tutti i giorni. Vediamo un po' com'è l'effetto, ti piace la sfida? Sì, una bella sfida vedermi diversamente dal solito, visto che tutto il giorno sono in tuta e alla sera se esci ti metti un paio di jeans, un paio di scarpe da ginnastica, così sarà molto divertente. Adesso magari scegli, guardi un po' e poi naturalmente comincia la sfilata, la passerella. Hai mai sfilato in vita tua? No, sarà per la prima volta. Ci credo, dai, hai fatto delle sfilate. No. Però, ma si accomodi signora Nucu, prego. 6 metri di Iuliana Nucu con i tanghi. Eh no, però siamo su 2 di sicuro. Allora, ti abbiamo visto uscire, ma la sfilata non ancora, insomma, devi prendere un po' confidenza con questo nuovo look. Direi che abbiamo commentato, imbarazzante nel senso che sei di una bellezza spaventosa. Ti ci vedi? Sì, un po' così, non saprei, ti ho detto, in quale occasione vestirmi così, tipo, non so, per me dovrei andare a un matrimonio vestita così, anche perché in Romania i matrimoni si fanno di sera, durano fino alla mattina e tutta la gente viene elegante per ballare. Avrò un po' di difficoltà a ballare con quest'abito, però. Tu sono tanti anni, insomma, che sei in Italia, quindi vabbè, parli benissimo l'italiano, ti senti anche un filino italiano o no? No, no, sono molto legata a casa mia, alla mia città, al mio paese. Sicuramente qui in Italia mi trovo benissimo, perché se no non sarei tornata tutti gli anni. Sto benissimo, solo che nei momenti di difficoltà mi manca sempre casa. Il riferimento è lì. Senti, a casa come è composta la famiglia, i sorelle, i fratelli? Ho un fratello più grande di me con una nipotina che oggi è il suo compleanno, compie 6 anni, faccio gli auguri, fa tutta la festa, ha già organizzato gli inviti, tutto. E miei genitori e basta, siamo soltanto 2 fratelli. Beh, insomma, una bella famiglia legata, non vengono mai loro qua? No, vengono, adesso che hanno messo anche il volo diretto da casa mia a Bergamo, verranno a trovarvi spesso, sono già venuti. Esattamente tu da dove vieni? Costanza, Romania. Bella città. Sì, una bella città sul Mar Nero, di estate è bellissimo, infatti vi aspetto tutti. Neanche farlo apposta, l'abito si intona con i tuoi occhi, quindi ti sta particolarmente bene. E con il mare, casa mia, dove dovete venire a visitarla. Quanto manca sto mare? A me tantissimo, ma mi piace anche dell'inverno, mi dà la tranquillità anche quando è accitata, mi piace molto. Proviamo una passerella, anzi provi, perché vicino a te io mi sento veramente uno schifo, provi da sola. Insomma, comunque tu la metti, è un color crema, no? Molto, molto raffinato, molto... Non è da sposa. No, ci teniamo a sottolinearlo, non è da sposa, il concetto l'abbiamo ribadito all'inizio, ma insomma la curiosità però nasce spontanea, sei fidanzata? Sì. Ecco perché tutta questa scaramanzia, insomma, bisogna tenere... No, ma per tutto, anche per gioco, avevo sentito che qualche anno fa non è che è andato tanto bene, allora... Meglio non provarle. Senti, allora parliamo invece di pallavolo. È arrivata la chiamata di Bergamo, della FOP. Reazione? Reazione, ho detto subito sì, non c'è stata lì a pensare, anche perché comunque era abbastanza all'inizio, mi ricordo giugno, maggio, giugno, non sono stata neanche a aspettare a vedere le altre offerte, ero contentissima. Comunque Bergamo è una squadra fortissima, che è stato un mio...
desiderio comunque di arrivare a giocare qui da quando sono arrivata in Italia. Poi l'ho vissuta sempre da avversaria, una squadra che mi ha battuto sempre, allora dico, allora senza per vincere devo venire qui, vengo qua. Vogliamo provare a fare un girino per far vedere insomma anche tutto il contesto, da lato A, lato B, insomma, facciamo una nuova sfilata? Una nuova sfilata, proviamo. Piace fare oltre alla pallavolo? Beh, mi piace andare al cinema, mi piace leggere, mi piace uscire fuori, fare shopping come tutte le donne, diciamo che mi devo tenere un pochettino, mi dovrebbe piacere di più stare in casa in quei momenti. Anche tu insomma sei una che apprezza, no? Abiti e magari le scarpe. Sì, le scarpe sì, poi sono anche fortunata. Siamo un 39 per un'alta, così tanto è una fortuna. Allora, parlando di cinema, qual è l'ultimo film che hai visto? Qualunquamente. Quello di Albanese. Sì, carino, mi ha fatto ridere. Invece come letture cosa preferisci, romanzi o roba più impegnata? Ma guarda, leggo, dipende dal momento in cui mi trovo. Se sono in una trasferta mi piace leggere un po' più leggero, tipo i gialli, così. Se invece sono a casa mi piacciono leggere anche libri un po' più impegnativi, tipo anche di psicologia che mi appassiona, un po' di tutto diciamo. Come definiresti il tuo carattere? A me sembri molto tranquilla, una ragazza molto riflessiva e serena, magari invece sei tutt'altra cosa. No, sono abbastanza tranquilla, difficilmente che mi fanno arrabbiare, poi anche se mi arrabbio sono quelli 5 minuti dopo che non porto rancore, mi passa abbastanza in fretta diciamo. No, allora, l'aggettivo giusto è monumentale, sembri veramente una statua bellissima, quindi ti dobbiamo ammirare veramente tutta la tua bellezza e come al solito parte la sfilata e vai. Don't worry.